Ne abbiamo parlato tra gli altri argomenti anche ieri nella live molto seguita, vi invito a recuperarla se non l'avete vista ieri sera con gli amici Luca e Franco in cui abbiamo parlato di Real Madrid e Juventus partendo da quel rigore e poi abbiamo sviscerato un po' la partita ma anche la situazione, il momento della Juventus anche in chiave prossima stagione con il dibattito adesso se Allegri resta o Allegri va via, se deve restare, se deve andare via e dicevo abbiamo parlato brevemente anche di quello di cui voglio parlarvi altrettanto brevemente adesso, e cioè di questo finale di campionato e dell'impatto che può avere la sconfitta, perché comunque è una sconfitta di Madrid o l'impresa mancata per un soffio, se volete, sulla motivazione e sull'interpretazione di queste ultime partite di campionato da parte dei giocatori della Juventus. Vi dico subito la mia, dal mio modesto punto di vista. Usciamo con grandissima rabbia dentro dalla partita del Santiago Bernabéu, una rabbia che forse avrebbe portato tutti i giocatori a voler rigiocare immediatamente. È una di quelle partite che, per come è finita, dà probabilmente una carica in questo senso, più che abbattere. L'abbattimento c'era e ci poteva stare ed è rimasto, altro che se è rimasto, dentro di noi, sotto la pelle. Dopo Cardiff per molti mesi, mentre una partita come questa, un'impresa sfiorata, dove praticamente ti rendi conto di essere stato eliminato non tantissimo per tue colpe, almeno se guardiamo ai 90 minuti di Madrid, ecco appunto uno di quei modi in cui si può perdere, perché è il modo, il punto, non è il fatto che abbiamo perso, che ti può dare veramente grande carica. Parallelismo che vorrei fare è quello con la Lazio e mi scuso per non aver parlato della Lazio qui sul mio canale, ma non mi è stato possibile vedere la partita giovedì, quindi mi sono limitato a celebrare e a commentare la Roma, perché per la verità rispetto alla Roma avevo fatto un video anche dopo la sconfitta all'andata al Camp Nou e quindi dicevo non ho parlato della Lazio, ma la storia della Lazio la conosciamo tutti, aveva ipotecato il passaggio alla semifinale di Europa League ed è stata in grado veramente di suicidarsi calcisticamente. È stata una disfatta, un dramma sportivo che secondo me abbatte tantissimo la Lazio, perché è vero che resta da fare un buon percorso in campionato e la squadra probabilmente c'è, però adesso ecco proprio il banco di prova sarà domenica, il derby, domenica sera, dove ci sarà una Roma appunto estremamente galvanizzata dal fatto di aver già vinto la sua Champions, cioè arrivare in semifinale, ma avendo veramente almeno un terzo di piede, almeno un terzo di possibilità a Kiev, quindi per andarsi a giocare la finale, e dall'altra parte, appunto, la Lazio sarà invece avvilita, abbattuta, stremata anche psicologicamente per l'effetto contrario, aver perso, sciupato l'occasione di andare in semifinale di Europa League. E i tifosi laziali, come avevo modo di dire ieri nella live, probabilmente in questi giorni si sono nascosti perché, ecco. È già difficile sopportare, immagino, nella rivalità con la Roma, il fatto che la Roma abbia conquistato la semifinale di Champions. Se poi aggiungete appunto che la Lazio poteva fare altrettanto, almeno in Europa League, e non c'è riuscita per sue colpe, indubbiamente, perché ha preso 3 gol in 5-6 minuti, e il fatto che ci sarà il derby, veramente credo che sia una situazione molto difficile. E allora se guardiamo, diciamo, il peso psicologico, il freno psicologico che può avere sulla Lazio di Simone Inzaghi la disfatta contro il Salisburgo, ci rendiamo conto di quanto ancor più può essere uno slancio psicologico per la Juventus essere usciti in quel modo col Real Madrid. Mancano poche partite. La Juventus sa di dover spendere tutte le migliori energie solo sul campionato ed è una cosa che non ci capitava da 2 anni, perché la Juve l'anno scorso è andata ancora una volta in finale di Champions, 2 anni fa siamo usciti agli ottavi. Quindi possiamo consumare tutte le energie che abbiamo solo sul campionato al netto della finale di Coppa Italia che sarà però il 9 maggio, quindi manca circa un mese. E probabilmente, e scusatemi se lo dico, quando arriveremo a giocarci la finale di Coppa Italia potrebbe anche già essere deciso il campionato se la Juventus farà il suo dovere. Ora domani è già una giornata decisiva perché il Napoli va a Milano, quindi è Milan-Napoli se non sbaglio. E indubbiamente il Milan non è nelle migliori condizioni, ma trova comunque una partita difficile da affrontare. La Juventus ospita la Sampdoria, dicevo, con questa rabbia, con questa grinta. Quindi potrebbe già essere una partita decisiva per il punteggio in classifica. Poi magari
commentiamo domani sera che invece è rimasta la Juventus a più 4 o addirittura che ha perso qualcosa e si deciderà ancora di più tra una settimana nello scontro diretto Juventus-Napoli, che a questo punto sarà di domenica, però intanto sarà una giornata potenzialmente decisiva. E quello che mi aspetto, ed è questo poi sostanzialmente il concetto di questo video, è che la Juventus vada veramente come un rullo compressore, spinta da questa rabbia agonistica di essere stata impedita nel completare una grande impresa, vada veramente ad affondare qualsiasi avversario, Napoli compreso, per conquistare questo settimo scudetto di fila, che è quello che a questo punto resta fondamentale, così come lo era fin dall'inizio della stagione. Ditemi come la pensate nei commenti, io mi rendo conto che è un argomento interessante, credo, spero sia interessante, che vi ho proposto in questo momento. Poi ovviamente ci vediamo ancora una volta oggi per l'analisi prepartita di Juventus-Sampdoria di domani. E se non l'avete già fatto, iscrivetevi al canale. Nella descrizione del video ci sono anche i link per seguirmi sui social. Dategli un'occhiata e sempre forza Juve!